Fiori di zucca, come prima cosa li puliamo e li laviamo bene bene. Togliamo appena appena questi foglioline che vedete qua, ma li dobbiamo lavare molto bene perché sono sporchi di terra. Quindi, prima cosa da fare, andiamo a lavare molto bene i nostri fiori di zucca. Ecco qua. Lavati, li ho fatti scolare un pochino, mi raccomando, con molta delicatezza perché sono veramente delicati. Comunque, procediamo e vediamo quello che possiamo fare. Iniziamo a fare una pastella abbastanza liquida. Iniziamo a mettere 200 grammi di farina 00 o 0 va bene lo stesso, con 150 o 180 ml di acqua. Possiamo anche fare direttamente 200 e 200. 200 di farina e 200 di acqua. Aggiungiamo un pochettino di sale, così si scioglie bene, mentre sciogliamo anche la nostra farina e lavoriamo molto bene questa farina con l'acqua. Prendiamo una padella, mettiamo dell'olio e lo riscaldiamo bene bene. Possiamo iniziare a fare le nostre frittelline. Ci trasferiamo vicino ai fornelli con la nostra pastella e con i nostri fiori di zucca. L'olio è abbastanza caldo, prendiamo il nostro fiore di zucca, lo mettiamo in questa pastella, lo facciamo scendere un attimino senza farlo riempire troppo internamente. Lo riprendiamo, lo facciamo scolare un attimino e lo andiamo a mettere nella nostra padella. Fuoco medio, mi raccomando, e in questo modo proseguiamo. Inizieremo a fare sempre più velocemente. È una pastella leggerissima, non rimane, diciamo, la solita crespella. Ed è un'operazione veramente molto veloce da fare. Ecco, il tempo che ne mettiamo 4-5 nella padella li possiamo girare. Prendiamo una forchetta. Iniziamo a girare con la forchetta facendo attenzione perché sicuramente rimane qualche gocciolina d'acqua e può schizzare qualche gocciolina d'olio, quindi facciamo attenzione. Avete visto? Non rompiamo tutti questi filini di pasta che vediamo che fa il nostro fiore di zucca perché è molto simpatico da vedere. Li ho girati un'altra volta, questo è il colore che dobbiamo ottenere. Prendiamo un altro piatto, mettiamo dello Spotex e li andiamo a mettere nel piatto con lo Spotex, così si asciugano completamente di qualche gocciolina di olio. Li mettiamo sempre in un certo modo per non andare a romperli proprio alla fine.
qualche pezzettino di pasta che avanza per non farlo bruciacchiare e sporcare l'olio completamente, lo togliamo con la forchetta prima di andare a mettere gli altri. Ok, questa è una pastella veramente molto liquida, ne rimane veramente pochissimo e rimane il nostro fiore di zucca bello croccante come se fosse un anello di calamaro. Gustiamo veramente il sapore dei nostri fiori di zucca. Mentre se vogliamo fare i soliti fiori di zucca pastellati bisogna aumentare di farina. Però vi consiglio di provare anche questa variante perché è veramente molto gustosa. Alla fine, una volta che abbiamo messo i nostri fiori di zucca cotti nel nostro piatto, mettiamo un pizzico di sale come se fossero delle patatine e continuiamo con la cottura degli altri nostri fiori di zucca. Vi do appena appena una girata anche per controllare se c'è del caso che hanno bisogno ancora un minutino di cottura, li giriamo nuovamente. Non assorbono assolutamente olio, l'ho appena visto tirando fuori i miei, che non assorbono assolutamente olio. Io continuo la cottura di qualche fiore di zucca dei miei, vi ringrazio a tutti quanti e buon pomeriggio, sono veramente molto buoni. Ciao ragazzi!